Inverno 1944. In Italia il fronte militare è fermo sulla linea di difesa Gustav. Ad Anzio la testa di ponte alleata non si apre un varco. Sul versante dell'est europeo l'impetuosa offensiva dell'Armata Rossa ricaccia indietro gli eserciti nazisti dal territorio sovietico. Alla fine di gennaio è spezzato l'assedio di Leningrado, durato 1000 giorni. In Estremo Oriente, gli Stati Uniti intensificano i loro sforzi militari e liberano isole e territori occupati dai giapponesi. Nell'Italia occupata dai nazisti, la resistenza tesse la sua rete organizzativa. Le radio clandestine non servono soltanto per i contatti con gli alleati, ma anche per effettuare trasmissioni per la popolazione del nord. Vengono impiantate piccole officine clandestine per la riparazione delle armi e per la preparazione dei materiali adatti alle azioni di sabotaggio. A Roma i tedeschi fanno sfilare i prigionieri alleati per le strade, a scopo dimostrativo e intimidatorio. Si discute la proposta di uno sciopero generale. De Gasperi però precisa. Deve risultare evidente dal proclama e dalle istruzioni che non si tratta di un movimento di classe. Sempre a Roma, il colonnello Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo ha impiantato un'organizzazione clandestina che si irradia in altre regioni e annovera soltanto militari. Il segno distintivo di questo gruppo è azioni di sabotaggio, niente lotta di massa, diffidenza verso i partiti. Con l'assenso di Badoglio, Montezemolo propone quale comandante militare di tutti i partigiani di Roma il generale Armellini, che dopo il 25 luglio ha esaltato i trascorsi della milizia fascista. Il CLN centrale boccia la candidatura e al suo posto sarà nominato il generale Bencivenga. Nel sud le condizioni della popolazione continuano ad essere drammatiche. Manca spesso l'acqua, il gas, la luce. Ed anche i viveri sono scarsi. Ci si sostenta essenzialmente grazie agli aiuti alleati, anche se attorno a essi proliferano traffici illeciti e speculazioni.
Quando viene a mancare la distribuzione di alimenti indispensabili, si accendono manifestazioni rabbiose. A Taranto, a Canosa, a Spinazzola e in altri centri si assaltano le prefetture, i forni, i negozi e la popolazione si impadronisce di generi alimentari che non erano stati distribuiti. Sono i sintomi di una tensione che rivela un profondo disagio sociale, anche se privo di una direzione politica. In questo clima compare in Sicilia il Movimento per l'Indipendenza Siciliana, che propugna la separazione dall'Italia e ipotizza addirittura l'annessione agli Stati Uniti. Artefice del movimento è Andrea Finocchiaro Aprile, che ha la fiducia di nobili, latifondisti e mafiosi siciliani, come Don Calogero Vizzini e Don Lucio Tasca Bordonato, il quale dichiara: se la mafia non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Attraverso il governatore Charles Poletti, gli alleati non nascondono le loro simpatie per i promotori della secessione. I separatisti dispongono anche di un esercito, Levis, fra i cui comandanti v'è il bandito Salvatore Giuliano. Le idee sono confuse e confondono. Ci si ribella allo Stato accentratore, si invoca un ordinamento autonomo, si raggirano le masse che dal 1860 hanno patito lo sfruttamento del nord sul sud. A tenere le redini è la classe dirigente siciliana, abbarbicata alla difesa dei suoi antichi privilegi, minacciati da un'evoluzione sociale e democratica. Intanto prosegue la polemica sulla questione istituzionale. De Nicola, che sarà il primo presidente della Repubblica, personalità non ostile alla monarchia, suggerisce che il re, al momento della liberazione di Roma, affidi la luogotenenza al principe Umberto. Croce e Sforza approvano la proposta. È Churchill a puntellare un re e un maresciallo d'Italia che sono stati fascisti. Alle critiche dell'opposizione laburista egli ribatte: è necessario che tutte le forze sopravviventi della vita nazionale siano raccolte insieme al loro governo legittimo e che il re e il maresciallo Badoglio siano sostenuti da tutti gli elementi. La giunta esecutiva, scaturita dal congresso di Bari, è paralizzata. Beh, la giunta esecutiva si trovava a un punto morto lo stesso giorno della sua composizione. Perché? I leader napoletani dei partiti politici napoletani non aderirono alla giunta esecutiva, né Croce, né Sforza, né Rodinò. Ora, cosa poteva valere a Napoli una giunta esecutiva senza questi esponenti napoletani? I comunicati erano ritenuti troppo accesi, dovevano essere limati per avere l'unanimità. Proclamammo uno sciopero generale per protesta contro il discorso, il famoso discorso di Churchill alla Camera dei Comuni, nel quale affermava che l'unica forza reale in Italia era la monarchia. Bene, questo sciopero generale fu proclamato solo dai tre partiti di sinistra. Per vincere il punto morto, i tre partiti di sinistra proposero il referendum istituzionale, pro o contro la monarchia. L'incarico di effettuarlo fu dato a me e io chiesi alla Democrazia Cristiana solo la neutralità del clero. Tutti i democristiani presenti si misero a ridere. La resistenza italiana non riceve il sostegno che le occorrerebbe. Gli inglesi temono le conseguenze di un eccessivo rafforzamento del movimento partigiano. Churchill lo dice chiaramente. Già vi sono in Grecia e in Jugoslavia fazioni impegnate in una guerra civile. In Grecia, l'Esercito Popolare di Liberazione Nazionale, l'ELAS, braccio militare del Fronte di Liberazione, l'EAM, impegna i tedeschi in combattimenti. Ma quando sulle montagne si insedia un comitato politico di liberazione formato dalle forze antifasciste greche e che non si riconosce nel governo monarchico in esilio a Londra, si avranno conflitti armati fra l'esercito popolare e bande di estrema destra manovrate da agenti britannici e tedeschi. Sono le premesse di una spaccatura che mira a trattenere la Grecia nella zona di influenza inglese. In Jugoslavia, dove la resistenza egemonizzata dai comunisti controlla vaste zone di territorio in cui aerei alleati prelevano i feriti, gli inglesi puntano su Mihailovic, il capo dei cetnici, monarchico, ma l'opzione britannica si disinnesca. Churchill stesso è costretto ad ammettere: Mihailovic non combatte contro il nemico,
e alcuni suoi uomini si sono accordati con i nazisti. Ci siamo quindi dichiarati decisi sostenitori del maresciallo Tito per la sua eroica e massiccia lotta contro gli eserciti tedeschi. Il 14 marzo 1944, un colpo di scena diplomatico. L'Unione Sovietica riconosce il governo italiano. Gli anglo-americani sono contrariati da questa iniziativa unilaterale, ma ne dovranno seguire l'esempio. Poco dopo, la Sicilia e le province a sud di Napoli e di Foggia tornano sotto la giurisdizione italiana. Nelle città del nord, resistenza e classe operaia sono tutt'uno. Le categorie lavoratrici difendono le basi economiche della loro sopravvivenza, rivendicano il diritto a un più equo razionamento, sabotano l'industria bellica. Le fabbriche sono nuovamente centro di organizzazione e di lotta. Le agitazioni si susseguono, investono anche i servizi pubblici e culminano nel marzo 44 in uno sciopero generale al quale partecipa quasi 1 milione di lavoratori. Il più grande sciopero che sia avvenuto in un paese occupato dai nazisti. Soprattutto nella primavera del 1944 il movimento operaio è già maturo, si è già collegato col movimento armato, anzi ne è stato in una certa misura il nervo. E gli scioperi sono qualcosa di nuovo qualitativamente. Al centro di tutto questo sta, con la sua capacità di direzione, di organizzazione, di egemonia, diciamo pure, la classe operaia. Nelle rivendicazioni poste dai lavoratori vi sono soprattutto le questioni economiche in prima fila, e questo perché erano molto sentite e perché mobilitavano anche la parte meno politizzata dei lavoratori, i quali avrebbero sentito meno o avrebbero temuto uno scontro politico, mentre invece quando si trattava delle loro famiglie. Nelle case vi era la fame, vi era freddo, i bambini erano denutriti e perciò erano molto sensibili a questi problemi. Lo sciopero generale in regime fascista, di guerra, di occupazione, era evidentemente un'azione contro la guerra, contro l'occupante, ed era un atto politico, di questo ne erano coscienti tutti, e i padroni, e il governo, e i nazisti, e i lavoratori. Gli scioperanti sfidarono questa situazione coscientemente. C'era una parte più cosciente, più avanzata, l'altra era trascinata, ma ebbero l'appoggio delle formazioni partigiane che si erano avvicinate alla città, alla periferia della città, alleggerendo la situazione interna, e poi ebbero l'appoggio più diretto delle formazioni gappiste. Lo sciopero generale divenne una battaglia combattuta con tutti i mezzi, perché si sparava, si lanciavano bombe e si scioperava, si manifestava. Malgrado sia stata dichiarata città aperta, Roma è percorsa da truppe e autocolonne germaniche che provocano le incursioni dell'aviazione alleata. Il 23 marzo, a Via Rasella, una squadra di Gap attacca una colonna nemica. 32 soldati tedeschi periscono nell'attentato. Atroce è la rappresaglia. 335 saranno i fucilati alle fosse ardeatine. Detenuti politici, ebrei, gente rastrellata. La polizia fascista ha fornito gli elenchi delle vittime ai massacratori. Tra le vittime, un sacerdote cattolico e il colonnello Montezemolo, precedentemente arrestato. La stampa collaborazionista pubblica un comunicato ufficiale del comando germanico e l'annuncio che la rappresaglia è già stata eseguita. L'Osservatore Romano parla di vittime e di sacrificati da una parte e dall'altra. I giornali della Resistenza esaltano il sacrificio dei martiri e ribadiscono che occorre colpire più a fondo il terrore nazifascista. Alla vigilia dell'azione partigiana in Via Rasella, il CLN centrale è in piena crisi. Ci fu una seduta drammatica, prima della svolta di Salerno, in cui ad iniziativa della parte moderata e soprattutto dei liberali,
si propose un nuovo ordine del giorno. Purtroppo questa proposta trovò in posizione di debolezza sia socialisti e comunisti, e sembrava che ci si avviasse alla modifica dell'ordine del giorno fondamentale. Tuttavia gli azionisti riuscirono a riportare le sinistre sulla primitiva posizione di intransigenza, ciò che fece fallire l'operazione moderata e portò alle dimissioni del presidente del Comitato di Liberazione, Bonomi. Eravamo in piena dimissione e in piena crisi del Comitato di Liberazione Nazionale quando ci arrivò la notizia della svolta di Salerno e della posizione presa da Togliatti. Il 27 marzo rientra in Italia dall'Unione Sovietica Palmiro Togliatti. Quando giunsi a Napoli era una giornata brutta, ma la cosa più brutta era la situazione in cui si trovava allora il nostro paese, in cui si trovava quella parte d'Italia. Gli altiforni dell'Ilva di Bagnoli, fatti a pezzi dai bombardamenti, il porto di Napoli era pieno di relitti, non c'era lavoro. La gente aveva fame, non si sapeva come poter affrontare le necessità elementari dell'esistenza. Una situazione tragica anche per quello che riguarda l'animo, lo spirito, le coscienze degli uomini. Togliatti afferma: la classe operaia sa che non è suo compito oggi lottare per l'instaurazione immediata di un regime socialista. Il compito che si pone al proletariato e a tutte le altre forze progressive del paese è di distruggere i residui del fascismo e di aprire la strada a un regime democratico e progressivo. Noi non crediamo che questo compito sia facile. Non crediamo che si possa esaurire in un breve periodo di tempo. La risoluzione del Consiglio Nazionale del Partito Comunista Italiano rileverà: l'esistenza in Italia da una parte di un governo investito del potere ma privo dell'adesione di massa. Dall'altra parte, di un movimento di massa autorevole ma escluso dal potere, nuoce allo sforzo di guerra ed è esiziale all'Italia. Questa sarà definita la svolta di Salerno e ad avversarla, in principio, saranno soprattutto gli esponenti del Partito d'Azione. E questa posizione presa da Togliatti naturalmente diede vigore alle forze moderate e mise in difficoltà il Partito d'Azione. Tanto più che nel governo Badoglio, in cui entrarono i partiti antifascisti, entrarono anche i rappresentanti del Partito d'Azione a Napoli. Si riunì il comitato esecutivo del Partito d'Azione, sconfessò i suoi rappresentanti che erano entrati nel governo Badoglio e iniziò la lotta contro la svolta di Salerno, non accettandone le conseguenze. Denunciò il patto delle sinistre e iniziò una manovra politica, di strategia politica, che devo dire francamente si fondò su questo, di cercare di vincolare il presidente del comitato, che era tornato, Bonomi, alla successione del generale Badoglio. Vedi, alla svolta di Salerno trovò i socialisti prima impreparati e poi divisi. Impreparati perché, come ho già detto, la parola d'ordine dei socialisti era la Repubblica Socialista. Divisi perché? Per le condizioni assolutamente differenti fra l'Italia occupata e l'Italia che era stata liberata. I socialisti del Sud, comunque, prima di aderire alla svolta, chiesero ed ottennero il consenso da Roma. Non solo, ma contemporaneamente convocarono un congresso straordinario al quale intervenne il rappresentante di tutte le province dell'Italia liberata e all'unanimità accettarono la svolta. Gli americani premono sul re perché abdichi. Il re è caparbio. Il risultato sarebbe il caos. I soli ad approfittarne sarebbero i comunisti. Poi Vittorio Emanuele III annuncia che all'indomani della liberazione di Roma nominerà il figlio Umberto luogotenente del regno. E aprile 1944 il governo Badoglio rassegna le dimissioni. Si forma il primo governo di unità antifascista. Ne fanno parte Croce e Sforza, Togliatti per il Partito Comunista, il democristiano Rodinò
e il socialista Pietro Mancini. A Salerno, in una delle prime sedute del nuovo governo, è approvato un decreto che sancisce: dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà a suffragio universale, diretto e segreto, un'assemblea costituente dello Stato. A Roma, alimentato dal Vaticano, dai partiti moderati e dai generali badogliani, riemerge il fenomeno dell'attendismo. Non si vuole un'insurrezione popolare. La resistenza romana ha accusato numerosi arresti e duri colpi. Sono caduti alcuni tra i più attivi patrioti: Eugenio Colorni, Massimo Gizio, Leone Ginzburg, Giorgio Labò. Con la primavera riprende l'iniziativa alleata sul fronte italiano. Cassino, punto nevralgico della linea di difesa nazista Gustav, subisce massicci bombardamenti. Il 17 maggio la difesa tedesca crolla e gli alleati si spingono verso il nord. Pochi giorni dopo, le forze avanzanti da sud si congiungono con quelle della testa di ponte di Anzio e Nettuno. Insieme, esse si dirigono verso Roma. La capitale attende l'arrivo degli alleati senza sollevarsi contro i tedeschi in ritirata. La mancata insurrezione di Roma peserà a lungo sul futuro politico della capitale e dell'intero paese. Il 4 giugno gli alleati entrano a Roma. Alle porte della città di Roma i nazisti compiono una nuova strage. Tra gli altri muore trucidato Bruno Buozzi, socialista, uno dei dirigenti della CGIL che viene fondata proprio in quei giorni. Artefici principali del sindacato unitario sono stati il comunista Di Vittorio, il cattolico Grandi e Buozzi. Finiti i giorni della paura, ha luogo la tumulazione dei trucidati delle fosse ardeatine. Il 6 giugno in Normandia ha inizio il giorno più lungo, la cosiddetta Operazione Overlord. È l'apertura del secondo fronte.
sul versante dell'Europa orientale, le armate sovietiche proseguono la loro offensiva nell'estate e liberano l'intero territorio dell'Unione Sovietica. In Italia la ritirata tedesca è rapida. I nazisti hanno approntato una nuova linea di difesa in Toscana. Annoterà il generale Kesselring. Gli anglo-americani non sfruttarono per nulla le occasioni che si presentarono loro e non impiegarono neppure l'aviazione contro facili obiettivi, sia di prima linea che nelle retrovie. Il 6 giugno Badoglio si dimette. I partiti del CLN gli negano la fiducia. Esce di scena l'uomo che rese servigi al fascismo e fu sempre un fedele servitore di Casa Savoia. Andandosene, egli giudica con sprezzo i partiti politici. Chi ha lavorato finora, assumendosi le più gravi responsabilità, è quel militare che non appartiene ad alcun partito. Bonomi è incaricato di costituire il nuovo governo. La sostituzione di Badoglio non è gradita agli inglesi. Il generale McFarlane, per incarico di Churchill, ha cercato di opporsi e ha messo il veto alla nomina di Carlo Sforza a ministro degli esteri. Al conte Sforza non si perdona di non aver mantenuto l'impegno, assunto con Churchill, prima del rimpatrio, di non pronunciarsi contro la monarchia e Badoglio. Ma Roosevelt non transige. Il 1944 è anno di elezioni presidenziali negli Stati Uniti e il Partito Repubblicano addebita all'amministrazione democratica di non fare abbastanza per l'Italia. I suffragi dell'elettorato italiano e cattolico d'America, Roosevelt li guadagnerà promettendo una politica verso l'Italia meno punitiva di quella inglese. In 4 giorni Bonomi forma il nuovo governo. Ministro e presidente del Consiglio prima del fascismo, nei confronti del quale palesò incertezze e tolleranze, Bonomi è un esponente della vecchia classe dirigente che desta diffidenze nel CLN Alta Italia, ove si teme una semplice restaurazione del vecchio stato prefascista. 2 mesi dopo, Churchill, in visita a Roma, comprende che Bonomi non fa rimpiangere Badoglio come moderato. Togliatti sosterrà anzi che Badoglio si dimostrò più fermo verso gli alleati. Dopo un incontro con i membri del governo, Churchill si intrattiene anche con Umberto di Savoia, di cui è il principale sostenitore. La resistenza nel nord turba i suoi sonni. Il comando generale delle brigate Garibaldi riconobbe in quell'epoca un proprio ordine del giorno che l'unificazione delle forze nazionali realizzata nel nuovo governo e nell'Italia libera impone a tutte le formazioni armate dell'Italia occupata di compiere un uguale passo sulla via della coordinazione e della unificazione organica di tutte le forze. Gli eventi della primavera e dell'estate sul fronte militare fanno sperare in una fine imminente della guerra. Ci si prepara allo scontro decisivo. L'attività politica e quella militare stanno dando i loro frutti. Aumenta la solidarietà popolare nei confronti del movimento armato. I repubblichini lo ammettono. La massa della popolazione segue con interesse e molta simpatia il movimento ribelle. I nazifascisti tentano quindi di svigorire la resistenza con tutti i mezzi. Soldato italiano nelle montagne, che cosa mangerai domani? Dove dormirai domani? Perché hai lasciato passare il 25 maggio? I renitenti alla leva, che non si sono presentati entro la data del 25 maggio, sono ora minacciati di sterminio. Banditi e ribelli, ecco la vostra fine. Nelle città e nei paesi, accanto ai bandi nazifascisti, spiccano i manifesti del movimento partigiano. Sono sorte nella clandestinità organizzazioni di massa che animano la lotta. Il fronte della gioventù, i gruppi di difesa della donna, i comitati di agitazione, i comitati contadini. I partigiani inquadrati ammontano a 82.000. Le formazioni di combattimento si chiamano Garibaldi, Giustizia e Libertà, Matteotti, Fiamme Verdi, Autonome, e si ricollegano ad altrettante matrici politiche: comunisti, azionisti, socialisti, democristiani, badogliani. Vi sono atei e credenti. Scrive il cattolico Lombardo Olivelli. Muore l'epoca del capitalismo che generò infinite miserie. Un'organizzazione senza anima permise l'indigenza privata, l'anarchia della produzione, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Sorge la società dei lavoratori, più libera, più giusta, più solidale, più cristiana. La differenziazione che nasceva un po'
dalla differente nascita delle varie formazioni, rischiava a un certo punto non solo di indebolire il coordinamento operativo militare delle varie formazioni, ma rischiava anche di accentuare i contrasti tra formazione e formazione, contrasti che non nascevano tanto da ragioni politiche, ma quasi da ragioni, direi, comprensibili, concorrenziali. Quindi era un'esigenza politica di unità militare per l'efficacia dell'operazione e organizzativa per dare appunto un comando unico che coordinasse e provvedesse ai bisogni di tutte le formazioni, cercando di andare in aiuto alle formazioni più deboli. Di fronte a questo sviluppo balza l'esigenza di unificare sotto il profilo militare il movimento di liberazione. Ne scaturirà una organizzazione assai articolata, il Corpo Volontari della Libertà, con molte ramificazioni. Si passò la Costituzione in ogni, direi, settore operativo, regioni, province, località, zone, piazze, come si diceva per le città, no? Alla costituzione di comandi unici e anche all'elaborazione da parte di questi comandi unici dei piani insurrezionali, che vennero poi visti anche dal comando generale del CVL, no? per eventuali correzioni di ordine di merito, oppure per il coordinamento generale di un piano di insurrezione nazionale generale. No? Nel Medio Oriente gli inglesi disarmano e imprigionano 300.000 greci che non accordano alcuna fiducia al governo del re in esilio. A Beirut i rappresentanti della sinistra greca firmano con Giorgio Papandreou un accordo per lo scioglimento dell'Elas dopo la liberazione. Insieme alla Grecia, un altro fattore di attrito fra gli alleati è la Polonia. Il governo polacco a Londra, di inclinazione conservatrice, accusa l'Unione Sovietica di eccidi commessi dai nazisti e rifiuta la richiesta di Mosca di tracciare nuove frontiere. Nelle zone liberate dall'Armata Rossa agisce il Comitato di Liberazione Polacco. È un organismo politico rappresentativo sul cui ceppo prenderà corpo il governo di Lublino, in antitesi al governo polacco di Londra. La forza del movimento di liberazione in Jugoslavia è tale da conferirgli autorità di governo provvisorio. Il re in esilio non rientrerà in patria finché non si sarà svolto un plebiscito preparato da un governo unitario, a liberazione avvenuta sotto la presidenza di Tito. Pur nella lotta comune contro il nazismo, le grandi potenze sono guidate da interessi diversi. Gli angloamericani pensano a una nuova sistemazione dell'ordine mondiale nella quale la loro influenza sia determinante. È una tendenza che si riscontra in ogni campo. Gli aiuti alle formazioni militari della resistenza italiana sono modesti e prevalentemente indirizzati alle brigate partigiane non sospette di sinistrismo. Le predilette sono le formazioni partigiane che non si identificano nel CLN. Gli angloamericani non sono avari nel foraggiarle, giacché con esse vogliono precostituire sul fronte della resistenza reparti armati dichiaratamente anticomunisti. Ciò nonostante, i combattenti non demordono. Benché non abbia ancora avuto una delega dagli angloamericani e da Bonomi, il CLN Alta Italia è di fatto forza di governo e decreta contro i traditori della patria, contro il pagamento delle tasse ai fascisti, per la difesa dei lavoratori, per l'imposta straordinaria di guerra su enti e persone facoltose, per il rimborso dei buoni di requisizione, per l'approvvigionamento delle città. La resistenza sta raggiungendo la sua maturità. Ecco, in principio ho commesso anch'io lo stesso errore che penso abbiano commesso quelli che hanno organizzato la resistenza nella zona alpina, e cioè ritenere la montagna l'ambiente ideale per organizzare le bande, dimenticando che la montagna d'inverno è molto pericolosa, diventa una trappola. Di qui la necessità, insomma, di scendere più in basso, di non far più un inverno in alta montagna come l'avevamo fatta, proprio per i pericoli che essa presentava e per i limiti che poneva la nostra stessa lotta. E difatti l'anno successivo, già nella primavera del 44, dislocando giù, dopo il rastrellamento avvenuto qui proprio nell'aprile del 44, tutte le formazioni, tutti i reparti nella zona precollinare, nella pianura,
abbiamo non solo potuto condurre con maggiore efficacia la nostra lotta contro i tedeschi fascisti, ma siamo riusciti anche a rafforzare enormemente le formazioni, perché si portava più a contatto con una maggior massa di popolazione, la guerra stessa veniva coinvolta e partecipavano anche loro. La base di massa della resistenza si espande nelle città e nelle campagne. Qui i tedeschi razziano prodotti agricoli e bestiame per inviarli in Germania. I partigiani disturbano le loro incursioni, proteggono i contadini e i contadini diventano partigiani. Le donne sono ovunque in prima fila. A Molinella scioperano le mondine. In Emilia si rivivono le tradizioni delle leghe socialiste. A Montefiorino si costituisce una libera repubblica. Naturalmente questo contenuto sociale della resistenza appariva molto più importante in Emilia, dove la questione decisiva fu l'entrata delle masse contadine, che diedero alla resistenza una base di massa larghissima. La quale avvenne, come sempre, su una base di esigenze immediate, perché la resistenza non nacque da una scelta dall'alto. Così, in Emilia, la pretesa dei tedeschi di razziare il bestiame e di rifugiare il grano portò allo sciopero della trebbiatura, per non trebbiare il grano e non consegnarlo all'ammasso, e portò all'organizzazione di squadre contadine per difendere il bestiame. Quindi la lotta, che può sembrare adesso, di fronte a certe visioni romantiche della resistenza, una lotta molto materiale, difendere il grano, difendere i buoi, il bestiame, difendere gli uomini contro le razzie, questa era la base di massa. E lì si sentiva il collegamento tra le esigenze immediate delle lotte per sopravvivere e la grande battaglia nazionale che si conduceva. I fascisti si atteggiano a difensori della patria e allestiscono cerimonie durante le quali baciano ostentatamente la bandiera, ma poi rastrellano, eseguono rappresaglie in massa, torturano. A Milano, il 10 agosto del 1944, 15 patrioti sono uccisi a Piazzale Loreto. La resistenza non dimenticherà questo luogo. Nello stesso mese, Firenze insorge. Firenze è la prima grande città italiana liberata a opera dei partigiani. A Napoli c'era stata una magnifica insurrezione popolare contro i tedeschi, contro lo straniero soprattutto. A Roma non c'era stata insurrezione. Gli eserciti alleati erano entrati senza che la popolazione romana partecipasse, che pure aveva dato tante prove di valore, di antifascismo e anche di sacrificio, partecipasse direttamente all'azione. A Firenze noi avevamo deciso che qualunque cosa accadesse avremmo attaccato i tedeschi, perché sapevamo che il significato politico di questo risorgimento e resurrezione dell'Italia democratica poteva essere mantenuto e sostenuto soltanto se si creava un patto politico e militare nuovo. Il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e il Comando Militare Unico dettero l'ordine di insurrezione e Firenze si mostrò di essere una città non solo pronta a combattere e nei primi giorni perdemmo 200 compagni, ma anche perfettamente organizzata nei servizi tecnici, negli ospedali, nelle sue strutture, nei trasporti, in modo che gli alleati si trovarono a trattare non con un paese da amministrare, ma con un paese già amministrato, col sindaco in funzione in Palazzo Vecchio, il socialista Gaetano Piracini, e con tutti gli organi funzionanti. Questo fu un contributo che aprì la strada al riconoscimento, non ancora avvenuto, del Comitato di Liberazione Alta Italia come organo rappresentativo del governo italiano. Basterebbe ricordare la lapide che è sul Palazzo Vecchio a Firenze, dettata da Piero Calamandrei, la lapide che condensa il significato della resistenza a Firenze. Dall'11 agosto 1944, non donata, ma riconquistata a prezzo di rovine, di torture e di sangue, la libertà, sola ministra di giustizia sociale, per insurrezione di popolo, per vittoria degli eserciti alleati, in questo palazzo dei padri, più alto sulle macerie dei ponti, ha ripreso stanza
nei secoli.